Allora, ciao a tutti, sempre per il discorso della macro, che voglio diciamo, approfondire un pochettino per tutti voi, vedete che io ho in mano questa foglia. Questa foglia che è caduta dall'albero, ovviamente, no, non l'ho strappata perché sono contrario a queste cose, come immaginerete. Voi direte, beh, ci fa vedere una foglia. Sì, vi faccio vedere una foglia perché se voi la fotografate attaccata all'albero nell'insieme, oppure caduta per terra, per dimostrare che appunto l'autunno è arrivato, ha un significato. Se voi voleste invece esaltare il dettaglio, ok, con le venature, no? La seghettatura e tutto quanto comprende la sagoma di questa foglia, voi potreste fare delle fotografie che oserei dire sfociano nella microfotografia, nel senso che fate un dettaglio di una cosa piccola. Se noi facessimo la fotografia a questa foglia, ponendo che fosse ancora attaccata, no? In maniera tale che venga esaltata tutto schermo, è una macrofotografia, no? Ok? Mettendo ovviamente in risalto quello che dicevo prima, no? Venatura, seghettatura, forma della foglia. Nel momento in cui voi magari con un obiettivo macro vi avvicinate e fate un dettaglio della venatura o fate un dettaglio appunto della foglia, sfociate nella microfotografia. La microfotografia non è altri che la macrofotografia spinta all'eccesso, ok? Diciamo che il concetto esatto di microfotografia è quello che si realizza con un microscopio montato su una fotocamera, ok? Cioè una fotocamera che fotografa cose di dimensioni infinitesimali, appunto come sono i batteri, come sono animali che sono invisibili, quasi invisibili a occhio umano ovviamente. Però si può tranquillamente definire microfotografia quando si vuole esaltare un dettaglio di un soggetto piccolo. Okay? Non so, se anziché avere in mano questa foglia avessi per esempio, non so, una farfalla, no? Voi facendo il dettaglio della sagoma dell'ala, oppure la colorazione, la punteggiatura di un'ala di una farfalla, questa è microfotografia. Ecco, questa è un'altra cosa che ci tenevo a specificare, che non fa parte del corso, ma appunto che è molto utile. Okay?